Zombie Apocalypse. Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutte o buon pomeriggio a tutti, vediamo. Dunque, questo è un video beauty del giorno, faccette del giorno, perché non voglio stare di nuovo a ritoccarmi a fare cose, quindi vi faccio vedere come mi sono truccata. Innanzitutto vi mostro il mio make-up di oggi. Non è male per niente. E a me piace da matti. Poi, allora, un attimo solo. Come primo utilizzo ho utilizzato questa matita qui, questa matita qua della Essence Make Me Brown. No, neanche, questa qua è Make Me Brown, questo gel fissante. Airbrush Designer di Essence Brown 0.02, questa qua. Non so quando la vedrete mai, ma fidatevi che è questa. Questa qua, Make Me Brown, della Essence A Brown Gel Mascara. Ottimo, per le sopracciglia, per colorarle un po' di più. E cercare di farle restare fisse, per non afflosciarsi. Il correttore della infallibile L'Oreal, dal 327 cashmere, questo qua. E destra. Ottimale, non è male per niente, anzi copre molto bene, come si suol dire, copre benissimo. E, sì, lo so, è un po' pesante come correttore, ma a me non mi dispiace, anzi, non mi dispiace ed è molto buono, top. Poi, scusate le unghie, ma le devo rifare, adesso non c'ho voglia. Ho applicato il correttore con questa qua, con questa Beauty Blender, un po' zozzetta, ma ovviamente... I Love Pink Panda, inviata da Rita Cosmetica, che saluto in continuazione, ciao Rita. Ho visto che lei non si perde quasi neanche il mio video, e lei è così. E niente, ragazze mie, questa è la palette che adoro tanto. Ah, se ci avete fatto caso, sono vicino alla finestra, sto registrando, perché ho notato che i colori adesso si vedono meglio e molto bene. Allora, questa è la palette di Pink Panda, comprata, almeno credo che l'abbia comprata su Pink Panda. E mi sta piacendo davvero tanto, molto bella, fantastica. E Love More, non so, comunque questa, bellissima. Un po' specchia, però vabbè. Questi sono i colori con cui ho utilizzato io. Tutti questi ho utilizzato, per dirci la verità, e sono strabelli, mi piacciono da matti. Sono veramente fantasmagorici, perché mi fanno impazzire, perché hanno dei bei colori, vedete? Comunque, queste sono le colorazioni che amo di più. È vero, non so se dire se sono caldi o freddi questi colori, però mi piacciono. Stavo dicendo, questi colori li ho utilizzati sia come transizione. Questi qua no, questi due, ma questo qua neanche, ma tutti questi sì. Questo l'ho fatto per colpo di luce, vedete? Sì, lo vedo un bronzato questo, un marroncino bronzato, sì. Poi, cos'altro c'è? Questi colori qua mi fanno impazzire perché sono fantastici. Cioè, come altro tipo di colori sto utilizzando, ho fatto un po' che... Ha sentito anche il cane, ma vabbè, i dettagli. Allora, ho utilizzato quel fondotinta, col pennello che ho di là, di Pink Panda. Quello che uso, che mi mette ogni tanto nei video di trucco, di Get Ready With Me. Ho utilizzato questa terra della Essence, vedete che non c'è neanche un buco, perché ancora non la sto bucando del tutto, non so del tutto. Non so perché, oddio, mi è arrivata una vampata di questa roba 01 Natural ed è molto buona, a parte la vampata, mi è arrivata, vabbè. L'ho applicata su tutto il resto del viso, ho sfumato tutto quanto e vedete il mio colorito, che vabbè, adesso sembra che ho tanti peli, ma in realtà li ho tolti, solo che è rimasta un po' la macchia di peli che ho, che ci posso fare, raga? Io sono scura,
e mi si vedono questi pelazzi schifosi, rimasuglio che fa veramente. Ho finito col blush, se mi riesci a dirlo, il blush della Maxi Blush della Rimmel. Anche questo non è male per niente, mi piace da matti. Dovete stare attenti perché, come ho sentito dire, ed è vero, fa subito Heidi. Quindi attente e attenti. Se siete maschi e vi truccate, attenti, non c'è bisogno, lo dico io. Perché, come ho più appena detto, non mi interessa. Dicevo, non ho voglia di insegnare a nessuno e neanche mi interessa, ma vabbè, dettagli. Dunque, questo è un blush che. Ci metto un po' prima che lo sfumo perché lo devo sfumare un po' con la Beauty Blender, un po' col pennello e col pennello tante volte la manualità mia non è il massimo, ma riesco bene a dosarlo anche con la spugnetta e mi strapiace, vedete ce l'ho un po' qua. Sì, lo so, sembra un po' una chiazza messa male lì, però questo è un po' il blush sfumato alla terra, vedete? Non so che cacchio si possa vedere, però questo è il mio blush. Da una parte messo più, meglio, dall'altra non mica tanto, vabbè. Ce ne freghiamo, dai. Ce ne freghiamo. Pennelli ho utilizzato, anzi, questi tre pennelli. Uno per sfumare blush e terra, l'altro per mettere, come dire, per applicare gli ombretti e l'altro per sfumare l'ombretto e ridefinire un po' la sfumatura, proprio allungare un po' lo sguardo. E ridefinirlo un po', questo qua. Semplice, nulla di che. Ho fatto una bella sfumatura, ho fatto tutto quanto, le sopracciglia e tutto quanto. Anche l'ombretto l'ho sfumato come potevo riuscire io, nel mio piccolo, e nulla. E questo è il mio trucco di oggi. Non ho messo rossetto, ragazze, perché tutte le volte quando entro in un locale o a qualsiasi altra cosa, tipo ambulatorio, che sia, vabbè, comunque dove vado vado, metto la mascherina perché non ho il virus, state tranquille, non ce l'ho. Però se mi capita che devo andare da altre parti, devo sempre stare lì con la mascherina perché sì, ragazze, dove vado vado, ogni tanto voglio la mascherina, quindi la devo mettere. Se invece vado nei negozi, no, ma dipende dove vado, la devo mettere. Ed è un po' una rottura di polso, ma vabbè. E niente, oggi il rossetto lo volevo mettere, non ho messo uno perché non è che non avevo voglia, ne avevo voglia ma me lo sono dimenticato. Voi direte, ma detto che ti piace il make-up, non lo metti. Mi piace, ma tante volte me lo scordo. Come si suol dire, make-up è, ditelo, ditelo, è libertà, appunto. Quindi sono libera di non mettermelo come libera di anche dimenticarmi. Vabbè, niente. Ok ragazze, il video termina qui, mi stavo anche impappinando e vabbè. Il video termina qua, se questo video vi è piaciuto di mettere un bel like di supporto al canale, soprattutto a questo video, non so quanto sia durato ma vabbè. Ci vediamo appunto a presto con un nuovo video youtubiano. Seguitemi su tutte le altre social, piattaforme come TikTok, Instagram e che dire, Facebook, ok? Ciao. Metto tutti i nomignoli su nell'info box se mi ricordo, senza mettere link, perché se metto link magari non riuscite a risalire a me, oppure no, vi mando un'altra pagina, mille casini, non ho voglia. Vi dicevo, preferisco mettere altro, cioè mettere solo scrivere i nomi dei social e boh, è buona lì. Ciao. A presto, un bacio, attivate tutte le campanelle e ci vediamo con un prossimo video. Ciao! Scrivetevi, mi raccomando, commentino, commentate, commentate. Like. Ciao! Zombie apocalypse.